Cari amici, eccoci di nuovo nel parco didattico. Ieri abbiamo visto Lacrimonia, qui vedo anche Gorsa del Vero. Oggi mi faccio e trovo? Trovo Verbena, la verbena odorata. Meraviglioso, quindi ogni giorno la natura propone qualcosa. Ecco allora che anche oggi facciamo un fiore di Bach, prendiamo questi fiori, li mettiamo nell'acqua e a breve questo il fiore darà la sua energia all'acqua e noi faremo in maniera semplice, economica, banale, questo fiore di Bach, meraviglioso. Meraviglioso di chi si usa questo fiore di Bach? Una persona che ha tanto entusiasmo, ha carisma, entusiasmo, convinzione di se stesso, però anche un po' rompiballe, perché ovviamente vuole imporre il suo entusiasmo. Quindi per queste persone, che non sono ovviamente cattive e positive, però insomma un pochettino rompono. Però si dà a coloro che hanno i grandi ideali, verbena, grande ideale. Pianta stupenda, che ha anche delle proprietà importanti come fitoterapico, però noi oggi facciamo il fiore di Bach. Quindi raccogliamo insieme, vicino alla Lacrimonia, vicino a te, troviamo questi bellissimi fiori di Verbena e li diamo a persone un pochino fanatiche, però entusiaste, per fermare i loro bollenti spiriti che potrebbero anche in certi momenti disturbare la nostra tranquillità. Ecco, quindi vedete che bella la natura ci propone i fiori ed è bellissimo, bastano pochi fiori per dare l'imprinting all'acqua da cui noi prepareremo poi questi stupendi fiori di Bach che ci aiuteranno per la psiche, ci aiuteranno per la nostra relazione con gli altri e anche con noi stessi. Arrivederci al prossimo video.